Dunque, vi parlo rapidamente di LibreOffice 7.0, che è l'ultima versione che abbiamo annunciato nel mese di agosto. 2 o 3 giorni fa abbiamo annunciato la 7.0.1, che è la prima minor release. Nel caso di LibreOffice, le minor release risolvono problemi, bug, regression, che sono abbastanza normali nel momento in cui si annuncia un software completamente nuovo. Non mi va avanti perché. Ok, va avanti col mouse e non con la tastiera, ma comunque nessun problema. Allora, ricordo che il 2020 dovevamo fare e lo abbiamo fatto parzialmente, nel senso che siamo riusciti a parlare in remoto a diversi eventi, ma era un anno in cui intendevamo essere presenti a un sacco di eventi perché sono 20 anni che Sun ha annunciato OpenOffice.org, esattamente il 19 luglio del 2000, e LibreOffice è l'erede di OpenOffice, comunque la comunità LibreOffice è l'erede della comunità OpenOffice. Il 28 settembre, quindi neanche fra tantissimi giorni, annunceremo i 10 anni di LibreOffice. Quindi volevamo fare un sacco di attività in presenza, le abbiamo fatte in remoto. Probabilmente saremo presenti più o meno con un tema simile l'anno prossimo, se sarà possibile. Tutti se lo augurano, però l'ultima notizia, quella di pochi giorni fa, è che anche il FOSDEM sarà virtuale. E certo, il FOSDEM era praticamente impossibile da fare in presenza in una situazione come quella attuale, però è sicuramente un brutto colpo per tutto il mondo open source perché è il più grosso evento mondiale del software open. Quanti utenti ha LibreOffice? Questa è una domanda che viene fatta spesso. Noi forniamo una stima che è basata sul numero, su delle percentuali. Sul numero globale degli eventi. Io vi riassumo il risultato finale. Praticamente, riteniamo che ci siano circa 250 milioni di persone che hanno installato LibreOffice. Noi usiamo la cifra più conservativa di 200 milioni perché sicuramente c'è qualche duplicazione, c'è qualche persona che magari ce l'ha installato e non lo utilizza o lo utilizza addirittura come terza scelta. Noi riteniamo che ci sia un centinaio di milioni che utilizzano LibreOffice come soluzione principale e un altro centinaio che utilizzano LibreOffice insieme a un'altra soluzione. Nella maggior parte dei casi si tratta di soluzioni online, quindi probabilmente quella che viene affiancata di più a LibreOffice è Google Docs. Anche perché chiaramente è l'unica tra quelle online che non ha un equivalente desktop. Gli utenti Microsoft chiaramente utilizzano Office 365. Ci sono poi altri prodotti che sono dei cloni di Microsoft Office che hanno sia la versione desktop che la versione online. Comunque diciamo che abbiamo circa 200 milioni di utenti. Questa è una carta della comunità. Quindi non è che sono gli utenti, ma sono i membri della comunità. Come vedete, copriamo praticamente tutti i continenti, tranne l'Africa, che in molti casi ha problemi ben diversi da quelli che pensare al software open source. Però abbiamo visto negli ultimi mesi una crescita dell'interesse anche da parte di parecchi utenti africani. La differenza è il verde scuro, abbiamo delle persone che sono membri della comunità OpenOffice, sono membri della Document Foundation. Il verde più chiaro invece sono le comunità attive, ma dove non ci sono membri. Ricordo che si può diventare membri della fondazione se si contribuisce a LibreOffice. Non è che diventando membri si guadagna qualcosa. Diciamo che si ha una maggiore voce in capitolo nel momento in cui ci sono le elezioni, nel momento in cui ci sono le discussioni. Abbiamo ovviamente delle mailing list che sono riservate ai membri, anche se stiamo a sentire o cerchiamo di stare a sentire
in modo allargato anche i non membri, perché abbiamo un sacco di persone che contribuiscono e non sono membri. Chiaramente vorremmo che tutti quelli che contribuiscono in modo fattivo e continuativo diventassero membri. Questo vi dà un po' i numeri. Allora, chiaramente questi sono, anche se scriviamo casual, che significa casuale, parliamo del gruppo di persone che sono attive in modo continuativo. Abbiamo una settantina di persone che sono attive quotidianamente, circa 180 che sono attive, direi, su base più o meno settimanale, al massimo su base mensile, e circa 700 che sono attive, diciamo, su base trimestrale, semestrale. Alcuni di questi sono attivi solo su alcune specifiche necessità. Per esempio, ci sono gli esperti di sicurezza che intervengono solo quando abbiamo problemi di sicurezza. Nel momento in cui non abbiamo problemi di sicurezza, o quindi delle vulnerabilità aperte, è inutile che si mettano ad agire sul codice di LibreOffice. E ovviamente le percentuali poi sono completamente diverse, perché l'80% viene fatto da quei 70 attivi su base quotidiana, un 15% da quelli che sono attivi su base settimanale mensile, e un 5% da quelli che sono attivi in modo più sporadico. Devo dire che vorrei che questo non venisse interpretato come una gerarchizzazione dell'importanza. Sono tutti importanti. Abbiamo gente che ha fatto un contributo che ha risolto una vulnerabilità, quindi un contributo singolo, una patch, che però ci ha permesso di eliminare una vulnerabilità. Chiaramente chi conosce il mondo open source sa benissimo di cosa parliamo quando parliamo di contributi. Questi sono i contributi per organizzazione. Allora, il rosso sono i volontari, sono circa un 28%. Il resto è fatto da aziende che fanno parte dell'ecosistema di LibreOffice e che hanno sviluppatori, che pagano sviluppatori per lavorare sul codice di LibreOffice. Questo è importante da capire, perché è esattamente il modello su cui è stata creata la Document Foundation e il progetto LibreOffice. Cioè, noi volevamo, quando lo abbiamo fondato, volevamo evitare di avere un'unica azienda alle spalle del progetto. Volevamo che il progetto fosse l'espressione più di un gruppo di aziende, di un ecosistema di aziende che hanno ciascuna una nicchia, un'attività particolare, specifica, a cui dedicarsi. Diciamo che nel corso degli anni c'è stata un po' di evoluzione, quindi abbiamo avuto momenti in cui questa torta era un po' più distribuita, momenti in cui era più concentrata, però vorremmo che le percentuali attuali non cambiassero in modo significativo, e anzi vorremmo aumentare le percentuali o il numero delle aziende che contribuiscono. Le aziende più piccole hanno contributi che sono sotto il 3%, quindi non le ho messe semplicemente perché i numeri poi non si sarebbero visti. Monaco, per esempio, è la città di Monaco di Baviera, che ha assunto sviluppatori per lavorare su LibreOffice, quindi questo è sicuramente un aspetto importante e è un contributo che ci piace molto. Ci piacerebbe altrettanto che contribuisse, per esempio, il Ministero della Difesa italiano, che utilizza LibreOffice ma che non ha assunto neanche uno sviluppatore per lavorare su LibreOffice, e allo stesso modo ci piacerebbe che contribuisse il governo francese, che utilizza LibreOffice su circa 500.000 di desktop ma non ha neanche uno sviluppatore. Ovviamente loro ogni tanto pagano qualche patch, però sarebbe molto bello che ci fosse un contributo continuativo. Questi sono i cicli di sviluppo prima della 7, quindi noi abbiamo pulito il codice, poi abbiamo fatto un refactoring del codice, poi ci siamo dedicati alla user interface e poi
LibreOffice 6 è stato il momento in cui siamo andati su tutte le piattaforme, quindi l'ubiquitous productivity significa che siamo un po' su tutte le piattaforme. Infatti vi dico quali sono le versioni. Allora, la versione desktop di LibreOffice viene fornita dalla Document Foundation, è software libero open source, non cambierà mai. Ci sono state delle polemiche sulla 7 perché volevamo mettere dei nomi intorno al prodotto, ma li metteremo. Qualcuno ha interpretato il fatto che si chiamasse personal o community come un cambiamento di licenza. No, la licenza non cambia. Quindi questo rimane free software, free open source software con licenza MPL, LGPL. È così, sarà così fino a quando perlomeno ci saranno i fondatori. Io ho 66 anni, spero di arrivare più avanti possibile nell'età. Per fortunatamente ci sono dei fondatori che all'epoca della nascita ce ne avevano 25 di anni, per cui prima che li ammazzate passano comunque almeno mezzo secolo. Poi ci sono delle versioni supportate a lungo termine, le famose LTS. Queste chiaramente non le possiamo produrre, generare noi della fondazione, perché non possiamo dare supporto professionale, o meglio, diamo supporto professionale, ma il supporto viene dato dai volontari. Per dare supporto a una LTS reale bisogna avere persone stipendiate. Quindi abbiamo due aziende che si chiamano, una Collabora e l'altra CIB o CIB se preferite, che producono delle versioni LTS. La versione online la produce sia TDF, quindi la Document Foundation, sia Collabora che CIB. Chiaramente le versioni di Collabora e CIB sono anche loro versioni supportate, mentre la versione TDF è supportata da volontari. Poi abbiamo una versione Android che si chiama Collabora Office, ma in realtà è LibreOffice. E abbiamo anche delle versioni per iPad, quindi per iOS, e versioni per Apple Store, quindi delle versioni per macOS, prodotte da Collabora, e delle versioni per Windows Store prodotte da CIB. Quindi in realtà siamo su tutte le piattaforme. C'è anche da poco una versione, scusate me ne sono dimenticato, c'è anche da poco una versione per Chrome OS, che viene sempre, è una derivazione della versione per Android fatta da Collabora. Quindi ci sono tutte queste versioni, e non, le versioni prodotte da Collabora e CIB hanno diversi, in alcuni casi ovviamente sono versioni a pagamento, le LTS sono ovviamente versioni a pagamento. Le altre versioni hanno dei livelli diversi partono dalla versione free per arrivare a versioni supportate e quindi a pagamento. In alcuni casi quelle degli store sono necessariamente a pagamento, perché gli store di fatto non accettano software free, ma soprattutto chiedono dei soldi, e quindi per poter mantenere il software sullo store bisogna pagare, di fatto pagare, anche perché c'è una licenza di sviluppo che costa qualche migliaio di euro che deve essere acquistata, e poi indipendentemente, cioè su ogni versione venduta sia Apple che Microsoft si tengono una fetta abbastanza rilevante. Le funzionalità più importanti di LibreOffice 7.0. Allora, direi che la funzionalità in assoluto più importante è il supporto di ODF 1.3. È la nuova versione del formato standard. In questi giorni, direi, sta avvenendo la votazione finale per il rilascio della versione proprio della descrizione standard, dello standard, che poi andrà a ISO per l'approvazione. Quindi ci sono state, la versione è stata approvata a dicembre dell'anno scorso, è stata poi successivamente riguardata. Ci sono stati un po' di bug, perché comunque parliamo sempre di un migliaio di pagine di testo e di descrizione, quindi sono state un po' sistemate. La descrizione di uno standard è terribilmente
deve essere terribilmente precisa, quindi la stessa parola deve essere usata in queste 1000 pagine solo in un contesto e con lo stesso significato, quindi potete immaginare quando si usano aggettivi l'attenzione quasi maniacale che si deve utilizzare. Quindi ODF 1.3 supporta la crittografia PGP, la registrazione delle modifiche o il change tracking se preferite è stato molto migliorato, è stata migliorata la descrizione degli elementi, quindi c'erano delle aree dove queste descrizioni erano non precisissime, soprattutto sulle forme geometriche, su alcune forme geometriche, perché poi dovete pensare che tutto questo, tutto quello che viene scritto in formato ODF 1.3 è in realtà XML, quindi deve a tutto quanto deve corrispondere un tag che deve essere univoco e deve essere chiaro, e poi sono stati risolti parecchi bug. C'erano un po' di bug che erano in alcuni casi termini usati in modo un po' troppo, come dire, disinvolto, e proprio dei bug che generavano dei malfunzionamenti. Poi è stato sostituito su Windows il motore grafico, che adesso è Skia, e con la possibilità di utilizzare la GPU per l'accelerazione. È diventata la soluzione default su Windows. Si può attivare anche su Linux, non è esattamente l'attivazione, non è esattamente user friendly, questo avverrà in futuro. Per il momento nessuno dei precedenti motori grafici è stato deprecato, però nel momento in cui Skia diventerà assolutamente stabile, alcune cose che risalgono alla addirittura ancora OpenOffice verranno probabilmente deprecate. E come sempre è migliorata la compatibilità con con Microsoft Office, con i formati. Allora, purtroppo, essendo i formati di Office, non essendo standard, io non posso dirvi è stato allineato alla versione 1.3 come nel caso di ODF, quindi devo dirvi è stato allineato alle ultime versioni dei file. Cosa si fa? Si salvano i file, poi uno fa reverse engineering, guarda come sono state fatte le ultime versioni e cerca di supportare le cose, perché metà delle cose che ci sono nei file di Microsoft Office, pur essendo teoricamente standard ISO, non sono documentate, o meglio, magari diciamo che magari sono documentate da qualche parte, ma è praticamente impossibile trovare dove esse sono documentate. Adesso spero che parta. Prossima slide, c'è un video che è un video che è stato creato dalla comunità, che vi fa un riassunto, comprese quelle che vi ho appena detto, delle novità. Quindi spero che prima partiva, quindi ok, è partito. Quindi intanto abbiamo una dimostrazione che LibreOffice 7.01 funziona. Il video lo trovate anche sia su YouTube che su PeerTube.
Allora, credo, sono passati i nomi, ma credo che sia importante dare il riconoscimento, il merito di questo video va all'80% alla comunità indonesiana di LibreOffice. Tutti quelli, la musica è musica originale composta da un membro della comunità indonesiana. Le animazioni sono tutte fatte utilizzando Synfig e utilizzando altri strumenti open source da Rani Amina, e alcuni elementi grafici sono fatti da un altro membro della comunità. Questa è un riassunto, se volete, delle cose più, come dire, più simpatico singolari. Devo dire che vorrei conoscere l'utente che ha chiesto di poter salvare un PDF di 5 metri quadrati, perché credo che perlomeno una stretta di mano se la meriti, o un tocco di gomito in questo momento, perché, cioè, che cazzo, scusate il termine, ma che cazzo ci fai con un PDF di 5 metri quadrati? Però va bene. Come dire, gli utenti hanno sempre ragione, quindi bisogna rispondere alle loro esigenze. Io vi ringrazio, trovate la mia email, sono credo stato nei tempi, c'è anche qualche momento per le domande se volete, se non avete domande, grazie per avermi invitato. Volevo solo dire una cosa: il titolo di presidente onorario è stato deciso dagli altri fondatori per risparmiare i soldi della statua di bronzo, perché, per cui praticamente hanno detto così, gli diamo il titolo adesso. Dopodiché evitiamo poi di dargli altri riconoscimenti quando prima o poi schiatterà. Bene, grazie Italo. Intanto, riguardo alle domande, ne avrei una io che poi è un po' un'interpretazione di una discussione che era nata nel nostro gruppo Telegram un po' di tempo fa e che prende un po' le mosse anche come domanda da quella torta che hai fatto vedere con le aziende dietro. Non c'è un'azienda che è più delle altre, cioè sicuramente qualcuna più delle altre fa, però l'idea era quella di creare questo pool di aziende da quello che ci hai spiegato. Nel nostro gruppo Telegram è nata una discussione anche abbastanza articolata, mi pare di circa 150-200 messaggi, riguardo appunto il rapporto tra le fondazioni e le aziende, dicendo che in alcuni casi le aziende sponsorizzano in maniera forte alcune fondazioni. Parlo di fondazioni che si occupano di software libero, Certo. in maniera poi da orientarne in qualche maniera anche lo sviluppo, in maniera poi anche da avere un controllo sotto forma di un consigliere d'amministrazione e così via. Quindi volevo sapere un attimo la tua su questo argomento, ammesso che si possa dire No, e si possa assolutamente. affrontare. Assolutamente. Allora, nel momento in cui è stato creato lo statuto della Document Foundation, è stato scritto chiaramente, e è una regola sulla quale alcuni tra i fondatori sono assolutamente, io l'ho proposto, sono uno di quelli che l'ha proposta e sono assolutamente irremovibile, per cui, come dire, finché sono vivo devono passare sul mio cadavere. È che all'interno dei corpi che hanno potere decisionale, quindi il Board of Director, il Membership Committee, che è quello che praticamente nomina e rinnova i membri, il board è quello che gestisce l'amministrazione, non nessuna azienda può avere più di un terzo dei voti. Se ipotizziamo che ci sia un'elezione e vengano eletti, è successo l'anno scorso, sono stati eletti tre rappresentanti di Collabora. Il terzo, di fatto, è come se non fosse mai stato eletto. Non è che è stato eletto, ha dovuto dire rinuncio. C'è uno sbarramento, quindi il terzo non è eletto, e il terzo era il terzo in ordine di voto. Non è che l'azienda può dire decido io quale dei tre eliminare.
si va proprio in ordine di voto. Quindi esiste poi ovviamente esistono, ma come credo sia umano, ovvio ed umano, dei tentativi di convincere gli altri a fare alcune cose. Questo è, come dire, fa parte dei giochi. Però questa regola fino a oggi, e io credo anche in futuro, ci ha assolutamente salvato da un'ingerenza che potrebbe essere troppo forte. Chiaramente poi ci sono personaggi e aziende che per l'impegno che mettono nello sviluppo, nella gestione, acquistano una reputazione all'interno del progetto che è particolarmente importante, e lì onestamente non mi sento di dire che ci debba essere un blocco nei confronti di queste aziende. Queste aziende non possono ovviamente diventare quelle che decidono per tutti, però se fanno il 30% dei contributi, credo che gli vada riconosciuto, e quindi ci debba essere anche una gestione che definiamo attenta di quelle che sono le esigenze di queste aziende. Poi chiaramente l'attento non significa facciamo tutto quello che chiedete, ma significa se avete delle richieste che sono delle richieste opportune, le prendiamo in esame e magari le approviamo anche. Se le richieste sono inopportune, ci dispiace. Purtroppo non è che le aziende hanno delle dinamiche che molto spesso sono diverse da quelle di una comunità, quindi bisogna necessariamente trovare un punto d'incontro. Noi fino ad oggi ci siamo riusciti con qualche fatica, perché chiaramente non sempre tutte le cose vengono facilmente. Poi come dire, non dimentichiamo che intorno a noi abbiamo un panorama competitivo che ha nomi come Microsoft e Google, e quindi non è che il nostro ruolo sia, come di tutto rose e fiori. In alcuni casi bisogna, poi ricordiamocelo, Apache OpenOffice è stato creato da IBM per distruggere LibreOffice, quindi non è che noi siamo stramati a livello corporate, perché proprio perché siamo una comunità indipendente, e lo riaffermiamo molto molto spesso, e in molti casi lo affermiamo con forza. Quindi diciamo che è sicuramente un punto importante, fondamentale, dove vanno concentrati molti sforzi, quello di bilanciamento tra comunità e aziende nel mondo open source. Bene, allora grazie della risposta, e soprattutto grazie per essere stato qui con me e aver condiviso questo talk e questa tua esperienza. Grazie mille a tutti voi e buonasera.